Messina, as we see it today, is a city reconfigured by catastrophe. At around 5:21 on the morning of the 28th of December 1908, exceptionally violent tremors radiated out from an epicentre in the middle of the narrow straits that separate Sicily from the Italian mainland. They struck the port cities of Reggio Calabria and Messina. Seconds later, a tidal wave generated by the quake smashed into both coasts. In Messina, on the Sicilian side, raging fires soon broke out in several quarters. The result of this apocalyptic sequence was, by many calculations, the most lethal seismic event in the history of the Western world. It will never be possible to reckon the exact number of fatalities. Most experts guess that between 80 and 100,000 people died, the majority of them in Messina. In this city of some 150,000 souls, a city more ancient than Rome, 98% of the buildings were destroyed or damaged beyond repair. In the earthquake's aftermath, many survivors emigrated and a new population was drawn in from the countryside of Sicily and Calabria to work on reconstruction. This utter transformation of the city's material fabric and of its population was so radical as to make it legitimate to wonder whether Messina did not become a completely different place after the terrible dawn of the 28th of December 1908. This film is, in part, a record of the traces left by the earthquake in the city's streets. But more importantly, it is an exploration of one of the catastrophe's most subtle and tenacious legacies: the widespread sense that Messina is a city without memory. Che posto ha, secondo lei, nella storia della città il terremoto del 1908? Ecco, se ne parlava con amici, si diceva un amico che a Messina manca la memoria storica, cioè Messina per esempio da un punto di vista industriale è povera, mentre lo stesso non si può dire per Catania. A Catania c'è più iniziativa perché c'è la memoria storica. Il terremoto incide ancora tantissimo sulla città perché ha fatto perdere la memoria storica di questa città e questo è una cosa fondamentale. Fino a che punto la città è stata condizionata da questa catastrofe? Ma che non c'è storia, quindi è stata condizionata per il 90%, perché non avendo storia una città è come se non avesse radici. Sicuramente il terremoto condiziona i messinesi perché hanno la sensazione di non avere storia. Se tu provi ad andare in tutti i portoni dei vari edifici, ci sono sempre le foto di Messina com'era, proprio perché non sia un ricordo, non sia una sensazione. E poi perché in realtà nessuno ha dei parenti che sono rimasti, insomma, tutta gente che è venuta da fuori. Quindi non c'è la sensazione di dire qui viveva mio nonno, questa era la casa di famiglia, perché non c'è più niente. Attaccare il discorso terremoto. Ci ha rovinato. Cioè? Allora, studio storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali e vedo che molte città siciliane hanno un patrimonio architettonico che è non indifferente. Il nostro è stato totalmente distrutto nel 1908, nel terremoto. Hanno cercato di ricostruirlo, però la città ha perso tanto. La maggior parte della generazione messinese è stata praticamente completamente annientata. Per cui chi è venuto, chi è sopravvissuto, è andato sempre con questa ottica di arrangiarsi e si è persa, secondo me, molta cultura. Il terremoto ha distrutto non solo Messina dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista culturale.
Io credo che il terremoto sia la divisione netta fra una storia e l'altra. Messina è in qualche maniera ha una storia che finisce col terremoto e un'altra storia che rinizia dopo il terremoto. Quindi tutto ciò che anche di bello, perché c'è una delle parti molto belle, e soprattutto si è persa una generazione di persone ed è stata sostituita da un'altra. Cioè il terremoto ha eliminato, è come se avesse eliminato la storia. Credo che la memoria di questo evento si stia perdendo comunque, un po' perché il messinese sta perdendo molto l'attaccamento alla sua città. Infatti molti tendono ad andare a studiare fuori, a lavorare fuori. Un po' perché comunque si cerca anche di dimenticare. Il bisogno di dimenticare è forte. Perché? Probabilmente perché Messina prima del terremoto era una città piuttosto florida. Col terremoto si è conclusa quello che era il processo di decadenza in cui siamo tutt'oggi. Però abbiamo avuto il grosso dramma del terremoto, che purtroppo non ci ha lasciato molti segnali, quindi a volte anche la vita di tutti i giorni non ti porta a fermarti per pensare cosa è successo prima, perché i segnali della città sono rimasti pochi, perché parecchio è andato distrutto. Quindi magari a parte qualche visita al museo in cui c'è ancora qualche reperto, oppure qualche chiesa che ancora rimane, purtroppo non c'è più molta memoria e quindi si va avanti. A Genova esiste un centro degli emigrati del terremoto di Messina. Non esiste a Messina una targa, un segno di questo terremoto. A Genova esiste un centro di tutti gli eredi, i discendenti degli emigrati messinesi che sono andati a Genova dopo il terremoto del 1908. Qua non esiste niente di tutto questo. Non esiste una targa, un segno, una linea, una piazza dedicata a una cosa. È una cosa che io fra l'altro dico sempre, perché per me è scandaloso una cosa del genere. Cioè, non considerare la propria storia fino a questo punto è un indice, secondo me, veramente molto grave, molto significativo. People mean several different things when they say that Messina has lost its memory. Some imply that the earthquake destroyed all recollection of the city as it was before 1908. Others, that few recall the event of the earthquake itself. One or two of these claims are based on shaky evidence. As far as we know, there is no center for earthquake refugees in Genoa. And there certainly are some sites where the 1908 earthquake is formally remembered. The town hall has several plaques. One was placed there on the 50th anniversary of the disaster. The dead are no longer dead, it proclaims. Another was set up in 1978 to recall that the first people to bring help to the stricken city were Russian sailors. This is still one of the most widely remembered aspects of the tragedy. Another frequently recalled episode was the help given by Queen Eleanor. She worked briefly as a nurse on board a ship moored in the shattered harbour. Later, she became patroness of the body set up to care for the thousands of earthquake orphans. In 1960, with Italy now a republic, nostalgic monarchists set up this statue in Queen Eleanor's memory. Although there are few, if any, survivors left in the city, earthquake memories have also been handed down through families. Mia nonna in particolare aveva un rapporto particolarissimo con il terremoto, perché lei custodiva sotto il letto una valigia con tutte le cose d'oro e d'argento, pronta per scappare nel caso in cui venisse un altro terremoto. Per cui c'era questa valigia del terremoto che viveva praticamente con lei, e lei non se ne separava mai, non usciva di casa per non lasciare terrorizzata che potessero entrare i ladri e sottrarre la valigia del terremoto. E dico, fu una
dei fatti con cui ho preso contezza proprio del terremoto del 1908, questa stranezza della valigia che sentivo raccontare sin da bambino. Posso dire che del terremoto so attraverso la figura di mio nonno, che è stato orfano di terremoto, ha perso entrambi i genitori nel terremoto e è stato parecchi anni in orfanotrofio. Quella è stata una cosa paurosa, come dicevano loro, fenomenale, proprio un castigo, diciamo, che vorremmo dire castigo, ma più che castigo è stata una cosa troppo strana, questo terremoto, che proprio a distruggere completamente quasi la città è stata. Ho una dei parenti che hanno vissuto il terremoto, che sono salvati per pura fortuna, ecco, che hanno vissuto il maremoto e il terremoto, che è stato coincidente in quell'evento. Era un evento che aveva sconvolto completamente la sua vita di bambina. A 8 anni ricordava ancora il tetto della sua casa che andava a cadere sul letto del fratello, non uccidendolo, non ha avuto morti in famiglia a causa di questo terremoto, però molti feriti. E ricordava questo tetto che andava a colpire la gamba del fratello e lo feriva in modo piuttosto grave. E ricordava, questi ricordi erano molto vividi, molto forti nella sua mente, e lei me li tramandava proprio perché io avessi coscienza di questo terremoto che era stato così devastante, perché facessi sempre attenzione a quello che il terremoto aveva distrutto. Un dramma piccolo all'interno del dramma molto più grande fu che proprio esattamente il giorno in cui si è realizzato il terremoto, al Messina, al Vittorio Emanuele, che era un teatro molto importante all'epoca e che è stato riaperto soltanto da una decina di anni, perché da allora è stato chiuso fino a una decina di anni fa, era appena iniziata la stagione teatrale, che era molto importante, si parla di opera. Per cui non solo sono morti quasi tutti i messinesi, ma anche tutti quelli della provincia, i signori, i baroni, i nobili della provincia, venivano in città quando iniziava la stagione teatrale, si trasferivano in città e sono morti tutti praticamente, cioè anche la nobiltà della provincia è stata vittima purtroppo di questa catastrofe. Perché era un unico palazzo, lungo, grande, di fatti hanno fatto ora quasi la stessa forma in un certo senso. Così si chiamava palazzata. Ma lì abitavano delle persone di una certa levatura, tanto che la zia Anna faceva la parrucchiera in casa a quei tempi, parrucchiera, perché non c'erano queste cose da fare da permanente, c'era una specie di uso forbici che faceva i capelli ricci o li montavano, sai, così tutto rotondo, con un coso di sopra, un tuppè, una treccia, faceva la parrucchiera alle persone di questa levatura. Perché lei era molto distinta, mia zia molto fine, e faceva la parrucchiera in questa palazzata. E questa palazzata se n'è andata tutta, non c'era. Il maremoto se l'ha succhiata tutta. Some of these memories recall the types of story that circulated in the days after the 28th of December 1908. Stories of wealthy citizens brought low by the catastrophe, for example. All the same, it's clear that Messina is not, in any very simple sense, a city completely without memory. In some places, it's relatively easy to map the Messina of today over the city reduced to rubble in 1908. At the port, for example, and along the elegant curve of the Palazzata, which used to be the face the city presented to the sea. The Fountain of Orion in Piazza Duomo and the cathedral itself were both carefully reconstructed, albeit that they had once again suffered serious damage during the Second World War.
Between Piazza Duomo and the port, four matching 17th and 18th century fountains used to mark a famous crossroads. Now, only two remain. In other places, there are even more fragmentary remains of the vanished city. The Ospedale Piemonte, in Viale Europa, was built by volunteers from Turin using materials rescued from the devastation. The post office clock that stopped at the exact moment of the earthquake now sits in an antique shop. Or so, at least, the shop's owner claims. The layout of Messina today can also be a deceptive guide to its past. Since the earthquake, some of its most famous place markers have been shifted and shuffled. This statue of John of Austria, the admiral of the Christian fleet that set out from Messina for the Battle of Lepanto, was once located in a piazza that ceased to exist when the city was reconstructed. The statue of the goddess Messina used to stand inside the old town hall. Giovanni Angelo Montorsoli's Neptune has not only been moved several hundred meters along the port. Where once it faced Messina, it now looks out in the opposite direction, toward the sea. And the Norman Chiesa dei Catalani sits at what used to be street level. Here, the new city was reconstructed on top of the ruins of the old. In places like this, Messina's memory problem seems to become tangible. In Italy, a strong attachment to one's city and its monuments is the norm. So it is hardly surprising if some Messinesi speak of a sense of discontinuity and even dislocation. Sono d'accordo sul fatto che è una città nuova e ha perso della storia, come se non c'è più una sua radice. Questo sì, tu lo senti quando non c'è un centro storico, è stato creato ora. Come non c'è un centro? Questo che tu vedi ora, anche questa piccola piazza, fino a 2 anni fa passavano le macchine. Era stata creata tutta una città troppo nuova, troppo moderna. In ogni caso si vede, si respira quest'aria della città. In che senso si vede? Si dice qua che la città sia stata ricostruita sui morti del terremoto. Questo sì. Ma si dice proprio a Messina? Sì, sì, no, no, si dice. Infatti qua accanto c'è la chiesa dei Catalani che è un livello più basso. Cioè quello era il vecchio livello della città. La città è più alta di almeno un metro. E che effetto vi fa questo, sapere questo? Se lo ricordava nessuno, i miei nonni erano giovani, sono molto giovani. E cosa dite di Messina, della città, della Sicilia? I Buddha. Che siamo buddhaci. Sai che te l'hanno già detta questa parola? Buddhaci è un pesce che apre molto la bocca, parla, non fa mai niente, è un pesce inutile. The notion that Messina has no memory certainly has some truth to it. But it also expresses a variety of sometimes contradictory concerns about politics, economics, and the quality of life in the city today. There are many parts of Messina where the relationship between the earthquake and the present, between memory and place, has particularly powerful and complex resonances. The rest of this film is devoted to looking in detail at a few of those places. The first is the once famous monumental cemetery, which lies on a hill to the south of the city centre.
Allora, il cimitero monumentale di Messina nasce e viene inaugurato nel 1872. L'esigenza di creare un cimitero nasce dopo l'emergenza del colera del 1854. Il progetto viene affidato, il progetto di costruire questo cimitero viene affidato all'ingegnere architetto Leone Savoia, che progetta un cimitero monumentale e un cimitero che rispecchia, dovrebbe rispecchiare un po' la storia della città. Non a caso viene inaugurato nel 1872 con la traslazione della tomba di Giuseppe La Farina. Noi qui ci troviamo nella parte superiore del cimitero, è la parte dedicata al Famedio, che doveva rappresentare il Pantheon cittadino, cioè il luogo delle memorie dei principali protagonisti della vita, della vita politica cittadina. In questa zona del Famedio dovevano essere sepolti i protagonisti del Risorgimento messinese, quindi diventa un luogo di memoria, un luogo di memoria storica. La storia del cimitero conosce un momento tragico, anche questo con il terremoto del 1908, viene in parte distrutto, alcuni danni sono evidenti anche nel Famedio. Diciamo nel secondo, dal terremoto in poi, ma soprattutto nel secondo dopoguerra, il cimitero ha perso la sua identità, nel senso che mentre prima era riconoscibilissima la storia della città e la storia delle famiglie attraverso appunto le cappelle, attraverso lo stile dei suoi monumenti, si poteva ricostruire e datare le singole costruzioni, quindi i valori rappresentati da queste da questi monumenti. Nel corso del secondo dopoguerra invece c'è stata una sorta di speculazione edilizia anche all'interno del cimitero, per cui non si sono mantenuti, per problemi, l'esigenza di trovare nuovi spazi per le tombe, si sono persi quei canoni estetici che avevano guidato il progetto di Leone Savoia, che aveva immaginato una città giardino, cioè dove i vivi potessero ricordare i morti in un luogo dal panorama particolarmente suggestivo e un luogo molto silenzioso. Ecco, questa parte del cimitero probabilmente embrionalmente, con tombe sparse, esisteva prima del terremoto del 1908, però ebbe il suo sviluppo dopo il terremoto e venne riempita in gran parte da persone che morirono nel terremoto del 1908. Ed è qui che mio padre cominciò a cercare le tombe di famiglia, quelle tombe che erano state dimenticate, perché ricordo che una volta, tanto tempo fa, diceva che una parte della mia famiglia era sepolta nelle fosse comuni. Questa cosa da bambino mi fece molta impressione. Invece poi mio padre stesso, che quando cominciò a cercare una tomba per sé e per mia madre, fece delle ricerche qui al Camposanto e spuntarono fuori queste tombe che adesso ti mostro e che sono appunto le tombe di una parte consistente della mia famiglia che morì sotto le macerie del terremoto del 1908. È naturalmente una storia tragica, perché mio nonno e mia nonna erano sposati. Mio nonno era capitano di lungo corso e comandava una nave, ed è per questa ragione che praticamente si salvò la vita dal terremoto, perché nella notte del 1908 era a navigare nell'Adriatico ed era sposato con una tale Orsolina Poscovì,
e aveva due figli piccolissimi. Anche mia nonna era sposata, da poco, da pochissimo, era senza figli, e nella notte del terremoto mio nonno perse la moglie e i due figli e mia nonna perse il marito. E poi, dico, qualche anno dopo, appena dopo il terremoto, si sposarono insieme. È chiaro che immediatamente dopo il terremoto il matrimonio tra mio nonno e mia nonna, che erano cugini come ti dicevano, ha come se ha realizzato una sorta di rimozione rispetto a tutto quello che c'era precedentemente, a tal punto che probabilmente si sono dimenticati loro, perché mio padre non conservava la memoria storica di queste cose, le ha ritrovate facendo delle ricerche, eppure qua sotto sono sepolti due suoi fratelli, che erano figli della prima moglie di mio nonno, ma sono suoi fratelli, eppure sono sepolti qua sotto. Abbiamo ricostruito tutta l'albero genealogico proprio perché per riappropriarci di quelle tombe vogliono naturalmente sapere il grado di parentela mio con quelli che sono là sotto. Al momento del terremoto mio nonno non c'era a Messina, era in navigazione nel Mediterraneo ed era imbarcato come secondo macchinista su un piroscafo, e qui nel suo libretto di navigazione troviamo proprio l'annotazione del periodo in cui che rappresentò la sua salvezza, il viaggio che rappresentò la sua salvezza. Venne imbarcato in Bari il 16 novembre del 1908 come secondo macchinista su un piroscafo denominato San Nicola, e fu sbarcato il 30 dicembre del 1908 a Savona. Probabilmente la notizia della morte della moglie e dei figli lo raggiunse mentre era in navigazione. Fino a che punto è rappresentativa questa smemoratezza, questa mancanza di memoria storica? Io credo che sia un fatto collettivo a Messina. Credo che i morti del terremoto siano stati in gran parte dimenticati come è stato dimenticato l'evento. Un po' per la volontà di rimuovere, come ti dicevo, un po' perché a mio avviso la generazione che è venuta, che ha ripopolato Messina, è una generazione di persone venute da fuori, che non ha vissuto l'evento del terremoto. Se pensi che Messina ha perso da 60 a 80 mila persone che sono morte durante il terremoto, altrettante sono andate via, saranno rimaste dopo il terremoto 20-30 mila persone, e siamo nel 1911. A distanza di 20 anni Messina aveva già 200 mila persone. Tutto il resto, questo picco, questo incremento, è dato da gente che è venuta dalla vicina Calabria e dalla zona, dalla provincia tirrenica e dalla provincia ionica. È gente che è venuta in qualche modo a cercare fortuna, ha utilizzato Messina come una sorta di far west, di frontiera, dove rifarsi una vita, dove sfuggire al reddito aleatorio delle campagne e trovare la professione qui e vivere di stato, di professione, forse di piccolo commercio. È chiaro che questa gente con la Messina pre-terremoto non c'entra assolutamente niente, per cui è chiaro che sono quelli che hanno determinato la cesura rispetto alla Messina precedente. This map of Messina dates from shortly after the earthquake. Shaded in pink
is the area of maximum devastation. The red rectangles are new suburbs of temporary wooden shelters built for the survivors. Still today, some of those zone baraccate, as they are called, are at the centre of Messina's chronic housing problems. Areas like Mare Grosso. Accommodation in these shanty quarters is cramped and unhygienic. Many houses are badly connected to services such as water and electricity. Fondo Fucile grew up long after the earthquake, but like some other shanty quarters, it has a bad reputation for crime. Fino a che punto ha condizionato Messina questa catastrofe? Molto, molto condizionato. Ma secondo me ha condizionato molto, perché ancora noi ci portiamo parte di quella catastrofe, perché ancora ci sono, non tanto qua nel centro di Messina, ma fuori Messina, diciamo nella periferia di Messina, ancora noi abbiamo una parte di casette basse, di baraccopoli costruiti dopo il terremoto, che ancora purtroppo esistono. Lei è d'accordo? Sì. L'origine delle baracche deve essere soltanto un fatto temporaneo. Alcune da dopo il terremoto. Poi però la cosa è continuata. Vabbè, come la maggior parte delle cose messinesi, tutte le opere che dovrebbero restare o insolute oppure relativamente incompiute, poi vanno avanti negli anni. Quindi la colpa non è del terremoto, diciamo. La colpa è del terremoto, è la colpa dei messinesi che non si sono ancora risollevati dal terremoto. To some people in Messina, the shanty quarters seem to show that the city, far from forgetting the earthquake, has been unable to leave it behind. But contrary to what many people think, only a tiny handful of shacks survives from the years immediately following the earthquake. This isolated baracca may well be one of them. In some Mare Grosso shacks, the original wooden structure is visible underneath. The vast majority of the emergency housing has now gone, such as the Swiss Village, an area of wooden housing donated to the wrecked city by the government of Switzerland. For most Messinesi, life in the baracche is now just a memory. Certo, poi siamo state tutte le baracche. Le baracche più belle erano quelle della Svizzera. Le baracche svizzere erano meglio di asciutte, perché erano sollevate dal terreno. Io mi ricordo la nostra baracca che io abitavo più sopra, dopo il terremoto, no? La baracca era alzata da terra, c'erano delle scaline. E sotto era vuoto, di conseguenza non c'era umidità, E le tavole erano così, a entrare e uscire, così. E non spifferava nessuno, né un minimo di vento di aria, no, niente, completamente. So the shanty quarters are an indirect legacy of the earthquake. To understand how this legacy has been perpetuated, we went to two zone baraccate. Bisconte lies at the foot of the hills to the west of the city centre. During his career as a journalist, Sandro Roll campaigned for the renewal of the shanty quarters.
Siamo sopra la zona baraccata di Bisconte, è uno dei quartieri degradati della città. Queste casette risalgono al periodo fascista, agli anni 30. A quei tempi erano delle casette decenti, con giardinetto, ben costruite. Poi col passare degli anni si sono trasformate in vere e proprie topaie. È una delle più grandi aree baraccate della città, dove si sarebbero potuti realizzare nuovi alloggi e servizi, secondo appunto la filosofia del risanamento, eppure si è realizzato soltanto quello che si può vedere lì, in quella direzione. Quelle sono circa 180-200 abitazioni realizzate dall'Istituto Autonomo Case Popolari, quindi nell'ambito del risanamento della città, e che sono una goccia d'acqua in un deserto. Maria Chillet has lived in Bisconte since the quarter was built. Lei si ricorda se la gente che è venuta ad abitare qui erano persone che abitavano nei baracchi di legno prima? Parte sì, tante sì. È per questo che hanno fatto queste case, tutte queste baraccate che c'erano verso Mare Grosso, che erano gente anche senza casa, senza... E allora hanno dato a tutti questa casa, ma più quelli dei baraccati, gente delle baracche, sì. Questa zona erano tutte ortaggi e proprietà, di cui noi avevamo qua vicino, sotto la piazza, avevamo un pezzo di proprietà che incominciava dalla galleria in fondo, dalla galleria fino a dove c'è la strada che scende qua. Insomma, era un bel pezzo, un bel giardino di limone, arance, mandarini, frutteto. Ve l'hanno espropriata? E l'hanno espropriata per costruire queste casette, che è stato nel 1936. Hanno espropriato e poi tanti, c'erano degli ortaggi qua, proprietà pure qua vicino, insomma tutte veramente una zona più che altro tranquilla e che si stava bene, perché ognuno lavorava nella propria terra e si mangiava. Le case, quando hanno espropriato e hanno costruito queste case popolari, diciamo che è venuto pure Mussolini a Messina. E hanno fatto queste case basse, piccole, però hanno lasciato a tutti un pezzo di terra per coltivarsi e farsi quello che volevano, ognuno. Però la via, questa Caltanissetta, che incomincia di laggiù dal ponte fin qua sopra, le dico, era come un viale, perché c'erano tutte le case e tutti alberi di cose, di... oleandri, c'erano tutte alberi di oleandri, tutte quando erano fioriti, le dico che era un bel viale. Poi invece la gente è aumentata, ognuno aveva figli e li sposava, levava il terreno e costruiva le case per i propri figli. Col passare degli anni poi si è innescato il fenomeno della speculazione, la speculazione dei falsi baraccati che si insediavano nelle baracche, costruivano baracche abusivamente ovviamente, approfittando degli scarsi controlli delle autorità municipali, costruivano baracche o perché avevano effettivamente bisogno di un tetto o per ottenere attraverso questo sistema il diritto all'alloggio popolare. Questa era la strategia, che era agevolata ovviamente da molti partiti politici, direi da tutti i partiti politici, che avevano le loro clientele da mantenere e da rabbonire, promettendo appunto l'assegnazione della casa popolare
e mantenendo le promesse solo in una bassissima percentuale di casi, in maniera da tenere sempre alta l'aspettativa di questi clienti politici, di questa clientela politica. Giostra, in the north of Messina, is one of the original zone baraccate. Tanino Morabito was born and raised in Giostra. He now does voluntary work with local young people in his spare time. Allora non c'era la protezione civile, non c'erano le tende. Quindi ci si è, dopo il 1908, in qualche maniera accampati con delle forme precarie di baracche dove la gente ha vissuto per tantissimi anni. Questa filosofia della baracca comunque poi è entrata nella mentalità, nella cultura della gente e oggi nel 2004 ancora in questo quartiere ci stanno le baracche. Il problema della casa molto spesso viene vissuto in maniera precario, nel senso che la baracca, chi ha la baracca, viene poi inserito in una graduatoria all'Istituto Autonomo Case Popolari e dopo un certo numero di anni gli viene dato un appartamento. Quindi, in un ambiente abbastanza misero e povero, questo diventa un sistema per avere una casa. Che l'Istituto Autonomo Case Popolari, dopo 20 anni, 15 anni di anzianità nella baracca, assegna agli inquilini della baracca un appartamento nelle case popolari. Questo ha fatto scattare nella mente di molti cittadini che l'idea di avere una baracca vuol dire assicurarsi un appartamento in un palazzo, in un condominio. Lui parla abbastanza bene l'italiano. Ah, sì. Si chiama Jordi. Giusto? Katia. Piacere. Katia. Qua, questo. Possiamo fare dentro che c'è questo vento o meglio? Guarda, se tu aspetti io vado, prendo la bambina all'asilo e ritorno. 10 secondi, il tempo di prenderla lì. Qua sopra, da noi. Io intanto gli faccio fare le ecco, va bene. Sì. Puoi riprendere anche queste zone qua. Vedi, queste sono, c'erano case, ci abitavano persone qui. Ora sono state abbandonate perché gli hanno dato la casa popolare. Istituto e adesso dovranno essere abbattute perché per sperare poi di ricostruire altre case. Quindi questo continua a diventare un quartiere dormitorio dove alla fine tolgono le baracche e costruiscono le case, però lavoro non ce n'è. Signora Galia? No, ci siamo andati un attimo qua a vedere questo. Accomodatevi. Disturbiamo? No, figurati. Ce l'hai presente il terremoto, sì. Raccontato, certo, non c'era. Certo, sì, sì, non chiaro. C'ero. Però raccontato so che è dal 1908 che ci sono queste classiche baracche. Se non sbaglio sono nate da là. Sì, sì, gliel'ho spiegato. Che... se non sbaglio. Cioè, quello che mi raccontano. Sì, sì. Io, mia mamma abitava qua, dove c'è questo spiazzale, abitava là. Poi io è dal 97 che mi sono sposata. Questa era chiusa, il lavoro, come si suol dire, non ce n'è. Quindi mia mamma dice, vai ad abitare accanto che c'è questo appartamento. Era distrutto perché ci abitavano altre persone. Loro sono morti perché sempre vanno. Il figlio che abitava, si è sposato e fortunatamente aveva la casa la moglie, quindi se n'è andato.
e questa casa è rimasta chiusa e l'ho presa abbandonata io. Così? Abbandonata, esatto. E non puoi invitare nessuno, non puoi una cena, non... cioè è difficile, ti vergogni. Che problema? Poi i bambini non possono giocare. Mia figlia, guarda caso, ha un'allergia alla terra. Ora la stai vedendo bene, ma se noi la facciamo stare 10 minuti fuori, hai visto che aveva la sciarpa? Sì, sì. Consumata, sì. Quando... Che succede? Non comincia a stanno a dire che fa? No, gli si formano delle ghiazze qua rosse e gli gonfiano gli occhi. Una cosa tremenda. Poi gli viene qua, tutto qua, e gli prende tutta la gamba. Quindi la bambina, che è una bambina che dovrebbe giocare nella terra, magari nella sabbia, al mare, non può giocare. E quindi medicine, qua ho tutte le medicine sue, quindi non può uscire, lei non può uscire. Se lei esce, ritorna piena di fogna, perché è bambina e gioca. Dove deve andare? Guarda, hanno detto che assegneranno le case. Sì, ci assegneranno degli appartamenti. Quando? Quando non si sa, hanno detto che in 2 anni dovrebbero costruire. Ma boh. Quelle che hai visto adesso? Sì, più sotto queste ancora, qua accanto, ancora questo comunque, spazio. Diciamo queste. Ho capito. E non lo so, vengono qua a fare visite, a capire questa realtà? No? Soltanto periodo di votazione. Visite, che... signora, bella signora! Chi è che viene allora? E come si chiama? Politici. Politici. Assessori. Periodo. Però sì, sono rimasti un po' fregati negli ultimi anni. Perché hanno notato che la maggior parte dei voti ce l'avevano da noi, cioè povere vittime. Ora hanno capito che siamo molto intelligenti, cioè non perché abitiamo nelle baracche, ma... La testa comincia a usarle. Ecco, quindi sono negli ultimi 1 anno e mezzo, 2 anni non si vede più nessuno. Perché hanno paura? Perché vi chiama con... Perché adesso li cacciano i politici, perché non, li cacciamo. Non hanno mantenuto le promesse mai. Posso dire che qualcosa si sta muovendo qua a Messina nell'ambito di case, di come si sta, perché vedo altri assessori che veramente fanno le cose con nessun scopo, diciamo, perché io ho conosciuto, non so se posso dire, tanto in Inghilterra, l'assessore Capurro, che mi ha aiutato moltissimo. E come dire avanti tu? Come dire? No, va bene, mio marito è panettiere. Il marito lavora nel panificio. Sì, che la bella lavora. Un ottimo. Sopravvivente. Questo qua all'angolo. Delle giosta. Quando gli sposta la televisione. Quella zona si chiama con il nome dei suoi genitori. Si chiama zona Caputo Campanella. C'è una zona dove c'erano baracche. Che si chiama con il nome dei suoi genitori. Da quanto tempo ci stavano loro nelle baracche? Addirittura. Mia mamma, guarda, mia nonna, sua madre abitava nella baracca. La tua bisnonna. La mia sbinnonna. Poi mia nonna lasciò la casa qui, mia madre andò ad abitare qui, io sono cresciuta e io abito qui. Quindi non è cambiato proprio niente, generazione in generazione. E com'è la casa nuova? Bella, bella. Ciao. E quella di prima? No. Com'era? Dov'era? Là. Era nel campo. Quel campo che c'è, sì. Hanno sgomberato. Quella vecchia, allora, parlateci un po' di questa casa vecchia. Come... Prima era la baracca, no? La baracca. Voleva sapere lui, chiedeva a me, ma come si sta nelle baracche? Male. Male. Così. Ma perché sono spazi piccoli, no? Sì, spazi piccoli. Invece non ora qua le case... Sono larghe, più larghe. Sono più pulite. Hai visto i ragazzi cosa sognano? Avere una casa normale, più pulita, più ordinata, che uno spazio che sia, diciamo, dignitoso, no? Rispetto alla... Quanti anni sono stati i vostri genitori nella baracca? Tanti, vero, no? E questa qua è sempre un'altra baracca che non potevano buttare a terra e non l'hanno buttata a terra, non si capisce perché. Anche questa zona è stata risanata e anziché fare una piazza l'hanno lasciata così. E diventa un'altra discarica, giusto? Giusto.
E avete gli stessi vicini di casa di quando eravate lì? Sì. Cioè l'intera comunità si è trasferita. Perché erano lo stesso anzianità di baracca. Quindi poi gli hanno assegnato le case alle baracche vicine. Voi siete state ad esempio a Giosta qua? Sì. E dove eravate prima? Quale baracca eravate? Questo è qua. A quelle che ti ho detto io poco fa, e poi gli hanno dato questo. Al seminario, cos'è il seminario? Esatto, sì, gliel'ho fatto vedere la zona che hanno buttato a terra, solo che quella zona è diventata uno schifo, perché c'è tutto erbaccio. Chi ha la baracca diventa una persona che ha bisogno del politico, perché dovrebbe essere un diritto avere la casa. Anche la nostra Costituzione dice che l'Italia, un italiano ha bisogno, ha il diritto al lavoro, ha il diritto alla casa. Da noi il diritto viene vissuto invece come favore, quindi anche se stai nella baracca aspetti il favore del politico perché ti dia poi la casa. No one has forgotten the earthquake in Messina, but memory is a word that carries a heavy burden of expectation. Italy is a country immensely rich in architectural heritage, where the legitimacy of local government rests on long-standing traditions of urban political life. Messina has a shattered architectural patrimony, discredited politicians, and a persistent housing crisis. In the light of what city identity and urban memory are expected to be in Italy, Messina looks like a failure, a city without memory. The earthquake is not part of Messina's history in many of the narratives we heard. Instead, the disaster seems to mark a point where all the complexities of history vanish into forgetting, or into an endless cycle of political failure. It may be time for the city to question those memory expectations, or perhaps to rediscover the difference between memory and history. E di Messina si è detto un po' spesso che è una città senza memoria. A voi risulta? Sembra è troppo. Sì, appunto, anche per il discorso detto prima. Sì, noi anche non sappiamo se un po' molto. Esagerato, forse, senza memoria. Per noi sì. No, per me no. È brutto da dire, senza memoria. Perché comunque è sempre una città che ha avuto la sua storia. Capito. No, va bene.